Buongiorno a tutti, buongiorno Benedetta e buongiorno Stefania. Innanzitutto grazie entrambe per aver accettato il nostro invito come Istituto Italiano di Cultura a Buenos Aires, insomma, a partecipare a questa conversazione in occasione della giornata del contemporaneo. La giornata contemporanea che quest'anno giunge alla sua 19ª edizione, una manifestazione che è promossa dall'Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani. È realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E, diciamo, questa rassegna ha l'obiettivo di promuovere l'arte contemporanea italiana presso il grande pubblico in Italia, ma anche all'estero, grazie alle iniziative realizzate da musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private e chiaramente anche dalla rete diplomatico-consolare e dagli istituti italiani di cultura. È una rassegna che ha come tematiche, ecco, focus, ecologia e sostenibilità, tra le altre, che sono temi su cui certamente anche l'arte contemporanea è chiamata a riflettere per ripensare un po' il proprio sistema, ma anche per offrire comunque un contributo a una riflessione in realtà dalle dimensioni globali. E ci tenevo a ricordare l'opera scelta come immagine guida di questa edizione, Paesaggi corporali dell'artista italo-senegalese Binta Diaw, che è proprio centrata su queste tematiche, con un focus sul rapporto uomo-natura, che prende come punto di partenza il corpo femminile. E secondo me si tratta di un'immagine molto forte, molto potente, che tra l'altro si ispira a un detto della tradizione senegalese secondo cui l'essere umano è cura dell'essere umano. E diciamo, questa frase, così come l'immagine, mi ha fatto immediatamente pensare al progetto She Devil dello studio Stefania Miscetti, che giusto 2 mesi fa abbiamo presentato in Argentina come appunto Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con Biennale Sur, la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea creata dall'Università Nazionale 3 de Febrero. Voglio essere sintetica per lasciare spazio poi alle vere protagoniste, ecco, della conversazione. Stefania Miscetti dirige appunto lo studio omonimo, studio Stefania Miscetti, da oltre 30 anni, diciamo, uno studio che si caratterizza per una forte presenza femminile a livello di curatrice, a livello di artiste, a livello anche di tematiche trattate. She Devil è una rassegna di videoarte creata nel 2006, scusate, che è frutto anche di un dialogo incessante proprio tra artisti e curatori, o meglio artiste e curatrici per la maggior parte dei casi, internazionali, e che ha proprio come focus la molteplicità dei mondi femminili in relazione a diverse tematiche, tematiche che cambiano ogni anno, come il corpo, il rapporto con la natura, il potere, e che sono affrontate anche con uno spirito spesso irriverente e pungente che caratterizza un po' proprio la figura Marvel da cui il progetto trae il nome. E ci tenevo anche a dire come si tratti di un progetto che ogni anno cresce sempre di più, e che è anche proprio un'esposizione a livello internazionale, è stato già presentato per esempio a Belfast, a Leipzig, a Vilnius, e cresce in quanto si arricchisce del contributo di curatori e artisti internazionali che entrano in dialogo col gruppo inizialmente fondato, ecco, da Stefania. Lo stesso è successo quando il progetto è arrivato a Buenos Aires, dove Benedetta Casini, che oggi è qui con noi e fa parte appunto del gruppo curatoriale di Biennale Sur, ha lavorato insieme a un altro gruppo di curatrici e curatori argentini per aggiungere e arricchire anche il progetto dell'apporto, ecco, di questa parte del mondo, proporne anche una rilettura, proporre appunto un dialogo su quelle che sono le tematiche principali affrontate dalle diverse edizioni di She Devil. Detto questo, io vorrei lasciare, ecco, la parola a Benedetta e Stefania, a cui rinnovo nuovamente il ringraziamento, ecco, per la partecipazione a questo incontro. Grazie a voi, grazie all'Istituto. Grazie, grazie, grazie.
Grazie Giuliana, intanto per questa presentazione molto, molto completa, per cui già hai anticipato tutto quello di cui credo dialogheremo con Stefania e grazie ovviamente per l'appoggio, per il sostegno in questo progetto che per noi è stato molto importante. Quando dico noi parlo di Biennale Sur, è stato molto importante poter collaborare con Stefania e poter presentare She Devil a Buenos Aires. Intanto per le caratteristiche del progetto She Devil che sono particolarmente affini con le caratteristiche di Biennale Sur, che è un progetto collaborativo sostanzialmente. Che funziona solamente grazie all'intesa fra istituzioni, e fra curatori, alla partecipazione di artisti che decidono di presentare i propri progetti alla Open Call. Allo stesso modo, She Devil è un progetto che funziona solo e unicamente grazie al dialogo, alla collaborazione orizzontale fra curatrici. Questo mi sembra molto interessante, è proprio un'impostazione che Stefania, poi adesso ce lo racconterà meglio lei, però sin dall'inizio ha voluto dare a questo progetto. Quindi a partire da un'idea, da una specie di input offerto a curatrici, si crea un dialogo informale, molto aperto, molto poco strutturato nel senso più positivo del termine, che può portare a delle derive non previste, quindi addirittura l'input spesso dato da Stefania poi si va modificando nel tempo proprio grazie a questo dialogo. Quindi questo mi sembra un elemento molto molto contemporaneo. Del progetto She Devil ed è per questo che credo sia particolarmente oculata la scelta di presentare She Devil durante il giorno del contemporaneo, no? Questa caratteristica particolarmente fluida, permeabile del progetto che è in qualche modo un'espressione virtuosa dei nostri tempi, questo è il mio modo di vedere e che si riflette in qualche modo nell'impostazione di Biennale Sur, no? Un progetto che cambia costantemente proprio per le sinergie che si creano, non ha una struttura a cui le varie istituzioni si devono adeguare, ma la struttura cambia via via che si va progettando. L'altro elemento interessantissimo di She Devil, che abbiamo visto anche in questo caso con la sua presentazione a Biennale Sur, è l'intergenerazionalità delle partecipanti, delle curatrici, anche delle artiste. Ovviamente ogni curatrice invita un artista con un progetto specifico a partire dal tema proposto da Stefania, che appunto, come detto, si va modificando. E le curatrici ad ogni edizione aumentano, possono essere, appunto, io nel mio caso sono stata invitata a partecipare alla prossima edizione di She Devil. Quindi anche questo è interessante, non è un progetto chiuso, è un progetto che apre, che si apre e si nutre di nuove voci, indipendentemente dalla generazione, dalla provenienza. Io ho avuto modo di conoscere colleghe, grazie a She Devil, che altrimenti non avrei conosciuto, quindi non è un progetto, diciamo, che nasce da un gruppo chiuso, ma piuttosto è un progetto che crea gruppo e crea un gruppo nuovo, no? Si fa portatore, si fa, stimolo, quindi anche questo credo sia un elemento particolarmente virtuoso e caratteristico di She Devil. Nel caso di Buenos Aires, noi abbiamo voluto presentare una selezione necessariamente di video che hanno caratterizzato She Devil le varie edizioni. Quelli che stanno passando adesso sono i video che abbiamo presentato nella sala principale del Muntref, Museo di Arti Visuali a Caseros, che è un museo universitario.
E è una selezione che abbiamo fatto in collaborazione di Enel Sur e Schidevil insieme, quindi Schidevil e lo studio Stefania Miscetti, in particolare Stefania e Veronica e è una selezione che in qualche modo ci sembrava rappresentasse appunto questo spirito irriverente che ha caratterizzato le varie edizioni di Schidevil, come ricordava anche Giuliana. Sono dei video che appunto non sono stati scelti per una coerenza tematica, ma piuttosto per la varietà, che in qualche modo diviene un riassunto di quelle che sono state le varie edizioni di Schidevil, quindi si passa attraverso vari temi, la maternità, la ribellione, la frustrazione, ecco, in questo caso. E, diciamo, le strutture di genere imposte sulla donna e come ricordava anche Giuliana, si è arricchito questa selezione di video che hanno fatto parte delle passate edizioni di SheDevil di una selezione di lavori di artiste argentine o latinoamericane selezionate da il team curatoriale di Biennale Sur. Quindi anche in questo caso il progetto si è arricchito di nuove voci, quindi abbiamo presentato quattro video di Anna Gasciardo, Eugenia Calvo, Ariel Naon e Lia Chaya, selezionati insieme alle curatrici Florenza Incarbone, Clarissa Appendino e alla direttrice artistica di Biennale Sur, Diana Wexler, con cui appunto abbiamo lavorato sin dall'inizio su questo progetto. Oltre a questa selezione che abbiamo presentato in sala, al Muntref, Museo d'Arte Visuale, abbiamo anche presentato in dei box creati appositamente una selezione ulteriore di video ordinati in modo lineare, che diciamo divisi per edizione di Schidevil, di modo da poter offrire un riassunto per edizione di quelli che sono stati i temi che hanno caratterizzato la rassegna sin dal 2006. Questo mi porta un po' a chiedere a Stefania, insomma, di raccontarci le origini di Schidevil, com'è nato, qual è stato, insomma, come è nato il nome, come si è modificato poi anche negli anni. Eccoci, allora innanzitutto un grazie non formale ma sentito a Benedetta Casini, a Diana Wexler, a Giuliana, alla Biennale Sur, perché ogni viaggio, e questo è stato un bellissimo viaggio, è, come appunto già diceva Benedetta, un'idea di arricchimento. C'è questa volontà di aprire e di creare lievito, quindi ogni volta che Schidevil viaggia si arricchisce di esperienze che vengono dal luogo dove portiamo quella che invece è una nostra selezione, o meglio, che la selezione viene fatta, perché anche lì è molto importante l'occhio delle altre, degli altri nei confronti del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto perché è veramente un lavoro molto collettivo. Io sono stata solo la pietra dello scandalo, diciamo, nel 2006. Ma venivo già da un'altra esperienza. Innanzitutto è dal 90 che io dirigo questa galleria dove ho portato molte antesignane proprio del femminismo storiche a Roma per la prima volta. Orlan, Yoko Ono, Marina Abramovic, Nancy Spiro. Quindi io ho sempre mescolato diverse generazioni, cioè accolto diverse generazioni, ho pensato che il dialogo fosse molto importante e non ho mai fatto assolutamente differenza di genere, anche se ho mostrato molte donne. Nel 2003 abbiamo avuto un evento eccezionale, terribile, a Roma, che durante una notte bianca ci fu un blackout di 3 ore e quindi durante questo blackout, aiuto, non c'è elettricità, moriranno anche tante cose, la video art, eccetera. Invece no, io mi faccio venire in mente questo Seven Nights, che sarebbe sette cavalieri o sette notti,
Cioè, per 7 notti ho aperto la galleria a 7 curatrici che hanno mostrato dei video con diversi temi. Proprio perché nel momento in cui invece l'elettricità mancava, io volevo ribadire questa necessità di un'arte fatta senza l'oggetto tangibile, no? Ma con appunto quello che ritengo che sia anche una pratica molto importante per le artiste donne, qualcosa che può essere avvicinato al diario di Silvia Plath, cioè soprattutto all'inizio il video poteva essere veramente usato per indagare l'intimità, il proprio corpo. Ecco, dico, è quindi un diario intimo. E che per me era molto importante perché segue una linea guida che mi ha guidato appunto nella scelta degli artisti da mostrare a Roma, che è la spiritualità e la ritualità del corpo. È un corpo esibito, volutamente maltrattato, piuttosto che accarezzato da tante appunto antesignane di cui ho parlato prima e che adesso dalle artiste più giovani invece viene affrontato anche in un altro modo. Ci siamo aperte ormai a tante altre angolazioni, no? C'è quella della biotecnologia, c'è la fluidità del corpo, ma torniamo all'inizio. Nel 2006 è stata veramente una scommessa di tornare a far valere la voce delle donne anche usando un modo più ironico, non politically correct, venendo proprio il nome dall'eroina della Marvel, ma anche e soprattutto dal film di Susan Siedelman, che era quanto di più grottesco, no? Potesse essere rappresentato come corpo femminile. E proprio da lì iniziamo a seminare questa rassegna che ogni anno si è andata crescendo. Siamo arrivati a 32 curatori, perché ci sono anche due uomini che però hanno partecipato solo a 2 edizioni, e a circa 150 artiste. Ogni volta, ogni anno, come diceva prima Benedetta, ho cercato di così di fare una specie di semina, no? Di dare l'idea di un tema che qualche volta è stato seguito, qualche altra invece si è modificato. Molto importante appunto la piattaforma aperta non solo all'esterno ma anche all'interno tra di noi. Diciamo che la costruzione della selezione, perché è importante questo, i video vengono poi montati e mostrati in sequenza, quindi ogni edizione è in realtà come un piccolo film, diciamo, che è fatto da tante parti, dal contributo di tante artiste. Le riunioni possono essere lunghe, ma in ogni caso sono importanti appunto per questo incontro intergenerazionale di cui si parlava anche prima. Sì, e mi fai pensare a questo montaggio, no? In effetti diventa una specie di piccolo film, però è un film che presenta uno sguardo molteplice, no? A differenza di un montaggio, diciamo, tradizionale, in cui l'obiettivo del montaggio è quello di creare no? Una narrazione unica o in qualche modo un punto di vista chiaro, che è quello del montatore, del regista, che poi anche lì appunto in realtà è un po' paradossale, però ci devi questa caratteristica di essere proprio sostanzialmente molteplice nello sguardo, anche e pur essendo montato, no? come un unicum. È molto interessante questo. No, Sì. scusa, dicevo, scegliamo quasi sempre il contrappunto, no? Certe volte al video più corto e più ironico, poi facciamo seguirne uno narrativo, e magari con un tono meno trasgressivo.
proprio perché questa è la caratteristica, diciamo, di Cidevi. Mi è capitato di raccontarlo recentemente a degli uomini che mi hanno fatto delle domande assurde, cioè fate come vi pare. No, non facciamo come vi pare, come ci pare. Anzi, c'è comunque una discussione, una rotondità, è un noi, non c'è un io, c'è un noi narrante che cerca di dar voce e di dare spazio a tanti angoli di visione, no? Non è facile da No, spiegare. molto interessante. Fate come mi dite, perché non c'è una struttura, perché l'idea è che la struttura o diciamo che si debba arrivare a un accordo, no? Questo è paradossale, è visto in modo Brava. paradossale, un assurdo che per arrivare a prendere delle decisioni non bisogna, diciamo, imporre una decisione, ma bisogna trovare l'accordo. Allora lì è ciò che forse è difficile da cogliere, e quello che mi ha portato poi a riferirmi ai saloni letterari, da cui no, nel testo curatoriale insomma, nel testo di introduzione del progetto a Buenos Aires, no? Come elemento che proprio caratterizza il pre-Cidevil. Sono mesi e mesi di conversazioni informali in cui l'idea è proprio dire veramente tutto ciò che passa per la testa, sì, un po' come ci pare, però per arrivare poi a qualcosa di rotondo, come dicevi tu. Però è una pratica, capito? È la pratica che appunto parlava già da Cristina Campo, da Simone Weil, da Ingeborg Bachmann, che parla del io senza garanzie, cioè proprio come attitudine rivolta alla possibilità del noi. E io ci credo moltissimo in questa pratica. Adesso diciamo che anche è diventata più diffusa, no? Dall'ultimo documento ci sono tanti collettivi, forse sarà che io vengo anche da quello, sono una ragazza degli anni 70, ho fatto architettura negli anni 70, però credo che nello scontro e nell'incontro e nel proporre le proprie idee, nello smussare, nell'accettare, eccetera, ci sia una possibile creatività. Ecco, alla fine c'è la creazione di questo piccolo film, dove magari ci sarà qualcuna più scontenta, cioè sarà qualcuna che però c'è l'accordo finale. Diciamo che è un'utopia, però è un'utopia che abbiamo praticato anche con voi, perché quando voi avete cominciato a vedere, a scegliere tutto questo archivio che ormai abbiamo, poi ne abbiamo anche parlato, ma per noi è un grandissimo arricchimento, appunto, è stato un grandissimo arricchimento il vostro sguardo, perché uno si abitua anche, no, a quello che ha. Sì, certo, questo è anche il grande valore del invitare ogni edizione curatrici di nuove, perché ad esempio un elemento caratteristico di Cidevil che ho capito poi, diciamo, lavorando con voi, è che poi in realtà i vari sguardi che lo compongono diventano riconoscibili poi dopo qualche edizione. Quasi si può fare questo gioco di indovinare chi ha scelto quest'artista, quale, perché effettivamente poi, diciamo, dentro questa collettività rimangono le individualità. Individualità. E Certo, sì. questa è un po' la ricchezza del progetto, no? Non si dissolve poi il punto di vista individuale, ma si arricchisce, si rafforza, semmai si precisa, si puntualizza, no? Perché anche grazie alle critiche esterne, diciamo, la visione individuale diventa più affilata. Quindi c'è una grande responsabilità nel lavorare in un collettivo, no? Sappiamo che ciò che presentiamo verrà discusso collettivamente, avremo l'opinione de delle altre, quindi insomma c'è anche forse una doppia attenzione, perché bisogna poi discuterne, bisogna poi difenderla, questa proposta che. Certo, ma allora io voglio nominare un'artista grandiosa che è Maria Lai, che la Bienal Sur in Buenos Aires ha ospitato
bellissima collettiva, antologica, che io purtroppo non ho visto perché eravamo in tempi di pandemia, altrimenti sarei comunque venuta. Io ho avuto la fortuna di conoscerla quando avevo 18 anni e quindi diciamo che la sua pratica era una pratica di rigore, di ritmo, di lavoro continuo. L'unico recinto che lei riconosceva era il recinto dell'arte, però è un recinto che nel momento in cui si individua come le monadi di Leibniz per confrontarsi con le altre. Quindi è un recinto che include, non è un recinto che esclude, non è un muro. E questo è un po' anche questo lavoro paziente di ricucitura, di cercare di ascoltare le ragioni dell'uno o dell'altra, che alla fine io penso che possa portare ad un risultato. Per me il risultato c'è, perché c'è un gruppo che secondo me già naviga senza di me. Cioè andate avanti benissimo, capito? Questo è il regalo, no? Che poi ci siamo fatte negli anni, che poi c'è un gruppo che respira e che può andare avanti, che accoglie tante voci anche di così, più o meno dissidenti. Posso parlarti della prossima edizione che ancora non è finita? Magari, certo. Allora, è stata la più discussa e continua a essere la più discussa. È la numero 13 e io ho pensato di farne così 13, numero simbolico, anche una cosa diversa, ma soprattutto diversa per un pensiero che mi ha veramente colpito moltissimo fin da tutte le rivoluzioni in Iran ormai dell'anno scorso, quando ho cominciato a vedere i ragazzi, i maschi che scendevano a fianco delle donne che manifestavano. E poi ho letto tanti altri punti di vista, anche molto interessanti, sul patriarcato. Finché io credo, e questa era la riflessione, non ci si accorgerà da parte proprio, non si faccia un'autocoscienza da parte degli uomini, dei maschi, sulle radici del patriarcato. Continueremo con i femminicidi, continueremo con la nostra autocoscienza, ma quello che veramente deve cambiare e che è già in parte stato frantumato, perché si parla appunto dell'esistenza di fratrie, cioè quasi di bande di uomini, di gruppi di uomini che si riuniscono per scopi economici, finanziari, politici, che si combattono tra di loro e che addirittura fanno venir meno quell'arco per assurdo di positivo che aveva anche il patriarcato di protezione familiare. Quindi siamo in un momento di grande trasformazione e io ho pensato di dare questa volta la voce agli artisti maschi, sempre con le stesse curatrici, cosa che ha portato a moltissime discussioni. Io sono abituata a essere messa in discussione, sono stata vista come vecchia femminista a un certo punto dalle più giovani, quando poi si sono accorte che ribadire certi diritti non fa mai male, diciamo. E anche questa provocazione all'inizio è stata un po' dura. Ma adesso siamo arrivati a un'edizione quasi completa e quindi ecco, la sto annunciando oggi per la prima volta, sarà She Devil, ospiterà una riflessione sul patriarcato fatta da artisti di genere maschile. Sì, questa è peraltro. Anche lì di genere maschile. L'anno scorso ne abbiamo fatta una sulla fluidità, perché appunto ormai la fluidità non è soltanto di genere, ma permea tutta la nostra cultura. Quindi l'anno scorso abbiamo invitato appunto le curatrici a riflettere proprio sulla transizione, sul cambiamento, su quello che significa anche affrontare una non binarietà. Ma diciamo che lo sguardo femminile esiste ed esisterà sempre, così come l'abbiamo inteso fino a oggi, perlomeno io credo. Sì, diciamo che questo è interessante proprio rispetto a quest'ultima edizione, no? Quanto diciamo, il mandato di genere sia poi nocivo in parte anche per l'uomo. Quindi in qualche modo io ho partecipato a varie di queste discussioni, spesso
Spesso poi si finiva su dei lavori che in maniera molto, molto laterale, però sottolineano delle rigidità o delle strutture della società patriarcale e di cui poi soffrono in prima persona, no? Quindi in qualche modo sottolinea, e questo secondo me è una chiave importante per diciamo, creare una lotta trasversale condivisa, no? Alla società patriarcale, nel senso che loro si rendano conto in qualche modo dell'effetto nocivo, delle costrizioni o se non altro degli effetti che la società patriarcale in cui viviamo ha anche su di loro. È interessante il lavoro, sì, credo che sia stata una scelta sì. Coraggiosa, ma soprattutto quella di proporre questo tema, ma soprattutto interessante nei risultati, lo vedremo, no? Lo vedremo, questo lo vedremo. Senti, niente, ci vuoi raccontare qualcos'altro delle edizioni passate, qualcuna che ti è rimasta particolarmente a cuore, qualche tema che ti ha rivelato Sai, degli c'erano dei temi così più combattivi nel 2010, proprio la lotta al potere, ci sono stati dei momenti in cui con il mio incredibile ottimismo, ho detto facciamo basta, facciamo un'edizione sul futuro. È stata l'edizione più dark che abbiamo mai partorito, perché evidentemente, insomma, invece ci sono questi gravi, giustificati dubbi su tutto quello che è il nostro futuro in questa terra. L'ultima, We Will Survive, che raccontava appunto del rapporto con la natura, di quanto noi abbiamo distrutto, di quanto abbiamo invece accolto della natura. E poi tutte le edizioni hanno avuto sicuramente un filo interessante. È stato molto bello, per esempio, per me partecipare all'edizione di Belfast, perché io ho incontrato una situazione politica molto forte. Anche lì c'è stata una selezione fatta da loro, è una selezione di artisti appunto irlandesi, e quello è stato un incontro veramente incredibile, anche quello di Vilnius, perché comunque, come anche veramente l'incontro con tutti i giovani che c'è stato a Buenos Aires quest'anno. La cosa secondo me è veramente importante è riuscire a raggiungere i giovani, perché ci sono delle tematiche che sembrano superate, ma che in realtà sono sempre attuali e di cui secondo me i giovani hanno sete, no? Ci sono dei diritti che diamo per acquisiti che non lo sono affatto, e io questo appunto in una società giovane tipo Vilnius, eccetera, ho sentito sì l'entusiasmo, però anche lì guardare per esempio dei video storici, ecco, forse una cosa che possiamo menzionare è che dalla terza edizione abbiamo eletto per ogni edizione una madrina, una volta è stata Orlana, una volta Elaine Schmidt, una volta Mali Export, una volta Marta Rosler, una volta Yoko Ono, cioè dare diciamo dei fari, no? Storici, diciamo, sì, dei video storici importanti che potessero essere un po' la guida. E quindi poi voglio arrivare anche a Leipzig, a Lipsia è stata anche una bellissima, molto interessante è stata come selezione, e poi in Italia al Maxi, dove ho presentato il libro edito da Cura, al Macro, e soprattutto a Prato, dove c'è stata una selezione molto ampia fatta al Centro Pecci dall'allora direttrice Cristiana Verrella, questo nel 2018 mi sembra. Quindi abbiamo viaggiato parecchio, siamo di nuovo in viaggio e soprattutto speriamo che questa piattaforma, ecco, si nutra e possa trovare altri canali anche, no? Di diffusione. Sì, assolutamente, speriamo. Tra l'altro, questo che hai appena ricordato mi fa venire in mente che, insomma, per chi non lo sa, il Muntref Artes Visuales è un museo universitario
E questo è un elemento che a voi ha particolarmente interessato diciamo dall'inizio di questa collaborazione, perché effettivamente è un museo la cui struttura è all'interno dell'università e quindi chiaramente consente l'accesso di un pubblico giovane necessariamente, ma è anche in una zona di Buenos Aires non centralissima, per cui permette di raggiungere un pubblico non necessariamente a contatto né con l'arte contemporanea né con un certo modo di affrontare questi temi, che pure in Argentina sono, diciamo, molto più centrali che in Italia, se così vogliamo dirlo, no? E l'altro elemento è che a Buenos Aires abbiamo presentato poi nell'auditorium, sì, insomma, in una sala del museo, i video storici, no? I video delle madrine. Abbiamo creato un focus specifico proprio su questo, che è un elemento che ha caratterizzato, ecco, la mostra a Buenos Aires. E io direi che forse siamo a posto. Tu vuoi dire qualcos'altro, Stefania? No, mi sono dimenticata tra le madrine Laura Grisi, che era molto importante. Avrò dimenticato mille cose, però comunque sul sito ci sono tutte le informazioni. Voglio dirvi no, veramente grazie, perché essere guardati dall'altra parte del mondo con questo interesse, a me e anche a tutte noi, penso che ci ha dato una grande impulso per andare comunque avanti. Ecco, quindi grazie di nuovo a tutti. Ma grazie a voi Stefania, per noi è stato un piacere, sono sicura, beh, lo abbiamo visto durante l'inaugurazione, la mostra è stata un successo, ha avuto tantissime reazioni positive, la possibilità di accedere a lavori di artiste di così, insomma, di latitudini così diverse, tutte insieme, è una grandissima possibilità, diciamo che questo database che avete messo insieme, questi lavori poi danno, diciamo, creano poi un valore effettivo, nel senso che Buenos Aires per un pubblico in Argentina spesso è difficile accedere a questo tipo di lavori, No, ma infatti quindi. è importante quello che dicevi tu prima, anche un pubblico che non è così, diciamo, specializzato, che non è così proprio della nostra cerchia del mondo dell'arte, perché Scitelli c'è anche questa volontà, appunto, nel montaggio di tanti video, di raccontare una storia, di far incuriosire le persone, magari. Appunto, c'è qualcuno che poi si avvicinerà all'arte, ma intanto vuole parlare ad un pubblico eterogeneo, largo. Appunto, il recinto è fatto per aprirsi, non per stare chiuso, no? Questa, viva Maria Lai, come sempre. Sì, sono assolutamente d'accordo. Direi che forse possiamo chiudere con questo auspicio ad aprirsi sempre di più il recinto. E ti ringrazio tantissimo, Grazie a voi. ringrazio Giuliana che ci ha accompagnato e niente, continuo Grazie. ad espandermi. A presto. Grazie a te. Ciao Grazie. Stefania. Ciao. Ciao.